Allora, domani mattina alle 8 è sul set. È figo. È figo. È alto, bello, simpatico. Vabbè, ho capito, ma non infierire. Abbi Ivan pazienza. Castiglione! Eccolo! Microfono rosso, dov'è? Prego, prego, prego. Datemi il microfono. No, no. Guarda, guardati. Eccoci qua, grazie maestro. Prego, Castiglione. Castiglione, una curiosità. Com'è lavorare con una grande attrice come Giulia? Bellino, sto pensando che poi la gente si aspettava, chissà che figo della Madonna, invece. Vabbè, ho capito, ma tu uno con la mente può fare dei voli pindarici, capito? Può spazzare nella fantasia. Te. Parla per te. Allora, Giulia Micheli. Non fare queste parti così che ti vengono malissimo, nonostante sei un attore eccezionale. Dunque, no! Le spalle non si danno! Allora, Giulia è un'attrice molto brava, sono stato felicissimo di lavorare. Dobbiamo fare questo tutto il guardati, cioè come si fa? No, come si fa a essere? Allora, vedi, c'è posso lì dire io come si fa? La compagna come di Lello, che è una buona. Puoi alzarti una. Cioè, scusami. Ti fa sangue, Castiglione, ti fa sangue? Ho sposato Lello, alzavo. Ah, grande! Allora, no, voglio dire una cosa. Come si fa a essere nelle fiction così profondo, così intenso, così figo e poi Si finge appunto quindi si fa finta e le cose vengono bene. Ecco. No, però grazie per questa serata splendida, insomma avere lo meriti. No, a parte premio tutto è un grande artista, questo dobbiamo dire, fiction di successo. Grazie. Adesso che cosa stai facendo? No, adesso sto facendo una cosa. Un po' di silenzio in sala, scusateci. No, stanno mangiando, quindi Adesso sto facendo una cosa, insomma sto lavorando al Mercadante, al Teatro Stabile di Napoli, una cosa, insomma, e ti verremo a trovare. Uno spettacolo su Camus, insomma, una cosa, la peste, quindi una cosa pesante, insomma. Insieme al coronavirus, insomma, siamo in tema. In realtà era nato questo progetto 3 anni prima, però insomma siamo stati preveggenti. No, dicevo grazie del premio perché insomma è un'attenzione, oggi abbiamo bisogno di attenzione, di qualità e quindi di una ricerca di una vita diversa e migliore. Speriamo che tutte queste cose si moltiplicano, certo, nel nostro paese. Assolutamente sì. Buon lavoro in bocca al lupo per domani. Grazie, e grazie per le cose belle che stanno per accadere, che io so che mi hai detto. Sì. Premio Mala Femmina 2020, Ivan Castiglione. Un attimo, Ivan, apri per le foto. Grazie ancora, Ivan. Grazie davvero di averci dedicato il tuo tempo, per essere stato con noi.